Troil, luoghi abbandonati. Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su una nuova puntata sui luoghi abbandonati. Ci troviamo qua oggi in un altro hotel abbandonato, però non possiamo dire dov'è, per la massima riservatezza. Io con questo voglio ringraziare a Manfredi che mi sta facendo le riprese. Voglio salutare tutta la mia gente di Palermo, tutte le persone che mi conoscono, tutti i miei iscritti. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per mandare avanti il progetto. Siamo pronti, Manfredi, per fare questa esplorazione? Voglio salutare a Domenico Parisi di Monreale e tutte le persone veramente che mi vogliono bene. Andiamo? Dai! Come potete vedere, ragazzi, questo è un hotel abbandonato. Wow! Guarda il camino. Sembra l'albergo quello la montanina. Che ne pensi? Mamma mia! Bello questo camino, eh? Come potete vedere, ragazzi, questa è tutta la stanza. Questa. Come potete vedere, questo è un bellissimo camino. Guarda, vieni qua. Che ne pensi tu, Manfredi, di questa struttura? Ovviamente, ragazzi, l'albergo è grande. Pensi che è più grande della montanina? Facciamoci il pian terreno prima. Vediamo. Wow, questa è un'altra stanza. Ora le scale le facciamo. Infatti si vede che è un po' vecchio comunque questo albergo. La vegetazione ha preso pure il sopravvento. Bello questo hotel, eh? Ci sono pure le stanze. Ma c'è un freddo da morire. Wow. Là ci siamo andati, sì, vero? O no? Sì, perché c'è la porta chiusa. No, ma non c'è niente qua. Qua c'è una piccola finestra, un bagno e la vegetazione, però. Facciamoci il pian terreno. Sono uguale comunque. No, non c'è niente qua in bagno. Guarda i divani. Guarda i divani come sono. Ora mi ci corico, almeno non sono fuori la strada, ecco. Mamma mia, qua è tutto abbandonato, Qui si spunta da fuori. Ragazzi, ricordiamoci che noi stiamo facendo la serie degli alberghi delle Madonie. Questo hotel si trova proprio vicino alle Madonie. Wow! Che fa, Manfredi? Saliamo sopra? Che dici? Un altro guardo, un altro witch delle Barbies. Bellissimo, ma c'è solo un piano comunque. Ah, un secondo piano, c'è, esatto.
Però ovviamente ragazzi noi evitiamo di andare là perché è tutto pericolante, la struttura, vedete? Che sta cadendo tutto a pezzi. Fino a qua non arriviamo e basta. Vedete? Ok. Noi abbiamo sempre dei limiti. Di qua Manfredi, guarda. Vedete? Qua siamo al primo piano, qua c'è tutte le scale, vedete? E qui siamo al primo piano. Infatti vedete ragazzi, qua c'è pure questi armadi antichi. È come tipo la montanina praticamente. Le stanze sono la maggior parte tutti uguali, però ancora sono rimaste ancora i pezzi mobili. Là, guarda la doccia, Manfredi, guarda. Bellissimo. Vedete? Tutte le stanze. Una stanza vuota e qui pure. Allora ragazzi, qua siamo al primo piano, la maggior parte delle stanze sono tutte uguali, infatti adesso noi, aspetta, facciamo qualche terrazzino qua, no? Andiamo al secondo piano adesso. Infatti il terrazzo è qua sicuramente, bellissima panoramica, si vedrà sicuramente. Infatti siamo alti qua. Questo hotel non si sa perché è stato abbandonato, però qua invece vediamo soltanto gli scheletri. Addirittura il posto qua è... sono soltanto scheletri, guarda, c'è un letto pure, addirittura. Ok, chiodi, eh? E qui vediamo un letto tutto abbandonato. Vai dove metto i piedi io? Infatti ragazzi, vedete, qua là c'è il terrazzo. Ragazzi, l'hotel è questo, molto pericolante, meglio evitare di andare. E così è questo tutto l'albergo, guardate, qua ai tempi c'erano dei numerini, addirittura sembra un cappellino questo. Qui ai tempi deve esserci la reception. Qui c'è una poltrona. Allora ragazzi, come avete visto, l'hotel è questo, che non posso dire come si chiama perché ovviamente è molto riservato questo posto. E io con questo voglio ringraziare Manfredi che mi ha fatto le riprese.
Voglio salutare tutte le persone che mi seguono, tutti i miei iscritti. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Saluto tutta la mia gente di Palermo, tutto il posto della comunità vicina. Casomai noi ci sentiamo ai prossimi episodi sui luoghi abbandonati. Non mancate, mi raccomando, per visitare gli altri hotel abbandonati delle Madonie. Un abbraccio e grazie. Alla prossima puntata, ragazzi. Ciao ragazzi! Ragazzi, alla prossima puntata. Un abbraccio e grazie!